Diciamo che potenzialmente è una protesta per il problema delle aule, poiché ormai sono già 2 decenni che siamo in mancanza di aule e quindi i nostri alunni comunque devono sopportare dei doppi turni e comunque situazioni stancanti anche mentalmente, poiché usciamo quasi tutti i giorni alle 3 e è una situazione. Pomeriggio comunque dobbiamo studiare perché il giorno dopo abbiamo interrogazioni, anche la maggior parte dei ragazzi non ha una vita sociale proprio per questo. Oltre al problema delle aule c'è anche il problema del parcheggio che si affronta quest'anno perché stanno facendo i lavori del parcheggio e quindi molti ragazzi la mattina fanno tardi perché non sanno dove parcheggiare e non è un problema che affligge soltanto gli alunni ma anche i professori, i collaboratori. 5 anni, ma è una cosa che va avanti da decenni. E non ci è sembrato nemmeno giusto che comunque il liceo abbia avuto dei risultati così immediati e noi che andiamo avanti da 20 anni mai avuto alcun risultato. Sono la professoressa Carmen De Simone, insegno accoglienza turistica in questo istituto ormai da 40 anni. E quindi posso dire che il problema c'era da 40 anni e c'è ancora. Un problema che nessuno si impegna a risolvere. La città metropolitana, le istituzioni, il comune, avremmo bisogno che qualcuno veramente si prendesse cura di questo istituto così importante sul territorio, perché l'alberghiero è una realtà importantissima per il territorio, per le istituzioni. Siamo coinvolti in una serie di eventi e di manifestazioni sempre al servizio della società. Però poi quando si tratta di prendersi cura di queste problematiche, nessuno ci ascolta e io insieme a tutti i docenti diamo supporto a questi ragazzi che oggi stanno manifestando perché lo troviamo giusto. Con il vicepreside del Telese, il professor Raffaele Di Costanzo, finalmente i ragazzi sono scesi in piazza e cominciano a rivendicare il loro diritto allo studio, lo ricordiamo, sancito dalla Costituzione e in questo momento violato, negato da quella che potrebbe, da quella che è sicuramente una certa indifferenza rispetto a quello che è il problema ultradecennale, della carenza di aule al Telese, appunto. Sì, direi che c'è una indifferenza totale da parte della città metropolitana che si spende moltissimo per gli altri territori. Io sono di Napoli, per cui posso affermarlo con assoluta certezza. Ho visto realizzazioni di scuole molto importanti, delle scuole bellissime che hanno costruito e ristrutturato nell'area nord di Napoli. L'isola pare che sia un po' dimenticata da questo punto di vista, per cui io non credo che questi ragazzi siano diversi ragazzi di Napoli, non sono diversi ragazzi del liceo, i quali sono riusciti a ottenere, grazie a Dio, anche loro le giuste aule. Penso che questa situazione vada avanti da troppi anni e in qualche modo, anche pacificamente, bisogna far presente che noi siamo qua ad aspettare le istituzioni. Inoltre si è aggiunto un'ulteriore problematica che è quella del parcheggio. Ogni mattina siamo costretti a fare la gara a chi arriva prima, c'è in costruzione un nuovo parcheggio che ci ha tolto tutti i posti auto, i lavori proseguiranno e toglieranno questi ultimi posti che sono rimasti, che adesso utilizziamo, non so come faremo. E veramente abbiamo chiesto al comune che ci possa essere data una soluzione alternativa. Ci sono degli spazi limitrofi che potrebbero essere utilizzati e che andrebbero aperti per permettere agli studenti, ai docenti e anche ai genitori del Telese di poter vivere quest'anno scolastico con maggiore serenità. Anche il consigliere comunale Davide Laezza, da poco laureato vicino ai ragazzi del Telese che rivendicano nuove aule e lo stop ai doppi turni. Devono avere loro lo spazio maggiore rispetto a me, però ci tenevo a esserci perché in questo momento c'è bisogno di dare un supporto forte a questi ragazzi, ma in generale anche al preside Sironi, docente e tutto il personale. È un'esigenza forte, reale. Spesso sembra che siamo più bravi a fare la gara per l'albero di Natale, per chi farà lo spettacolo più belli, ma quando c'è da combattere per il diritto allo studio, quando c'è da combattere per i trasporti, quando c'è da combattere per il diritto alla sanità, siamo bravi a inventare scuse oppure a non essere sul pezzo, a non esserci. Ora penso che il segno più bello sia quello di stare al fianco di questi ragazzi, perché non esistono scuole di serie A né scuole di serie B. E gli enti sovracomunali devono essere incitati da noi, parte politica attiva e quindi un'autocritica, a trovare soluzioni reali.
Nonostante la responsabilità sia metropolitana di risolvere il problema logistico della istruzione superiore a Ischia, l'assessore del comune di Ischia, Luigi Di Vaia, comunque solidarizza con gli studenti del Telese e manifesta insieme a loro su via Fondo Bosso. Assolutamente sì, a nome personale dell'amministrazione comunale di Ischia sono qui per solidarizzare con questi ragazzi. Ritengo sia importante quello che stiano facendo stamattina, perché non è ammissibile che al giorno d'oggi quelli del Telese, soprattutto ad Ischia, un'isola che vive di turismo e che in quella struttura forma la nostra classe operaia, la carne viva, i professionisti che operano materialmente nel settore del turismo, volano economico che muove la nostra economia, ancora oggi si debbano fare i doppi turni. E la cosa stride soprattutto con lo sforzo enorme che l'amministrazione comunale di Ischia sta facendo per le strutture scolastiche in questo quinquennio, motivo per il quale siamo qui a solidarizzare, come dicevo, con i ragazzi, nella speranza che le amministrazioni sovracomunali decidano di trattare allo stesso modo tutti gli istituti, che mi sembrerebbe un ragionamento di equità.